Eccoci qua, live Chuck 2 perché ne avevo fatta una prima sbagliata. E eccoci qua di nuovo live. E anche questa settimana, come settimana scorsa, eravamo insieme a Gennaro. Quindi, per chi poi riguarda questa live, brevemente sarà sul mio profilo per 24 ore. Quindi queste sono le prime informazioni di rito e nulla, oggi parleremo di psicologia, di tecnologia, come la tecnologia influenza la psicologia e come diciamo saranno gli scenari, perché le abilità psicologiche saranno sempre più importanti. Fatta questa introduzione c'è subito Gennaro, quindi aggiungiamolo subito live. Intanto saluto tutti i primi che stanno entrando, quindi Simona, Dele, Tati, Maddalena, Edo Aiko, B-Boy Power, eccolo qui Gennaro. Eccoci, eccoci. Ciao Giuseppe. Aspetta che mi Ciao adatto Genna, un po'. come stai? Devo Bene, bene, bene. ritarare anch'io le... Ok, perfetto. Niente, quindi io stavo appunto facendo i soliti primi preamboli iniziali, Genna, dove appunto stavo dicendo che noi appunto andremo a parlare un pochino di... La settimana scorsa noi siamo stati in live sul tuo profilo e abbiamo parlato, diciamo, di molto del tuo lavoro, del nostro lavoro, essendo io tuo collaboratore, e quindi su Clarity, su Sinel, eccetera. Anche oggi ovviamente ne andremo a parlare, però mi piacerebbe di più chiacchierare anche su temi che avevo annunciato, quindi diciamo, siccome sto leggendo molto in questo periodo su questo, come la tecnologia su cui siamo sempre più immersi sta andando a cambiare proprio noi stessi e quindi anche, come dire, qual è il contributo della psicologia in tutto ciò e quindi l'importanza sempre crescente di questa abilità. Chiamiamola così, se possiamo farla. Quindi, un po' questo è il preambolo di partenza. Io direi, io penso che la maggior parte di chi è qui ti conosca, però comunque spiegaci lo stesso per chi magari non lo sapesse, chi sei, cosa fai e quali sono i tuoi progetti, insomma. Di cui sono Allora, coinvolto, tra l'altro, in una esatto, parte. esattamente, esattamente. Quindi, allora, beh, intanto ti ringrazio sempre per farci questa nostra chiacchierata che è piacevole, soprattutto con te che conosci bene il mio lavoro, visto che lavoriamo insieme, quindi, e ne discutiamo, la gente magari non se lo immagina, ma ne discutiamo tutte le settimane, insomma, facciamo riunioni, ci vediamo, ci sentiamo. Quindi in realtà per me, per noi vederci è abbastanza comune, no? Cioè vederci in Esatto, questo modo. sì. Quindi allora sì, mi chiamo Gennaro Romagnoli, faccio lo psicologo, psicoterapeuta e da tantissimi anni cerco di divulgare la psicologia online. Da ormai troppi anni, quando ne parlo, tra virgolette, mi sembra mi sento davvero anziano e mi fa piacere in realtà, mi fa piacere perché insomma, è bello poter vantare una qualche anzianità in un certo campo. E nel campo dell'online, per quanto non è che sia, non sono lo psicologo più famoso del web, quello è Luca Mazzucchelli. Quello, per quanto non sia noto magari come Luca o magari non abbia fatto chissà che cosa di mirabolante in questi anni, però alla fine sono più di 10 anni che bazzico su internet, ho capito da subito la potenza del mezzo perché ho lavorato per tanti anni, ho lavorato proprio grazie a internet, cioè nel senso che mentre i miei colleghi della mia età o comunque anche un po' più grandi facevano fatica ad avere pazienti, io grazie al mio blog prima e al mio podcast poi ho sempre avuto lo studio pieno, pieno di persone. Ho sempre capito che internet era un mezzo di comunicazione diverso dagli altri e che era bene, diciamo così, imparare un po' ad utilizzarlo. Per quanto io ripeto, non è che sia molto bravo ed è per questo che mi affido a professionisti come te, Giuseppe, altrimenti. Grazie. Esatto. Sì, infatti Psinel da quando è che c'è ancora, quando era audio newsletter, quando è che è iniziato il primo anno, se ti ricordi? Allora, il primo anno vero e proprio è stato luglio del 2007. Luglio del 2007 io apro il blog con un nome improponibile, si chiamava pnl-ipnosi.blogspot.com. Questo era il nome del sito di Psine. Poi un
Poi un famosissimo marketer, come potremmo dire, ex PNL, che è Pier Nicola De Maria, mi contatta e mi dice: Jenna, il tuo lavoro è figo, ma che schifo il nome del tuo sito. Cioè, cerca di dargli, hai capito, dagli un nome. E allora lo chiamo psicologia neurolinguistica. Tra l'altro lì faccio la prima cazzata della mia vita, perché quando cambio quel nome perdo tutte le visite. Cioè, cambio URL e perdo tutte le visite, che non è che fossero chissà quante visite, però già quella è stata la prima cavolata self-made. Quindi così dal 2007, poi nel 2009 nasce l'audio newsletter, che è questa specie di podcast ante litteram, e poi nel 2013, con l'arrivo di Spreaker in Italia, inizia il vero e proprio podcast. Certo, ok, quindi insomma abbastanza datato. Ci sono, cosa sono, 350 puntate e una cinquantina di live più o meno, così ad occhio su Psina, sul podcast. Quindi insomma il materiale c'è, quindi chi iniziasse adesso insomma ha roba arretrata da cui può andare a prendere. Esatto. Allora, per iniziare subito, innanzitutto salutiamo poi tutti quelli che sono entrati, siamo una ventina, quindi... ecco, diamo un saluto a tutti, Arianna, Frank, Davide, Salvatore, eccetera. Poi non mi fermo a leggerli tutti, se no passiamo qui il tempo. Però grazie di essere qui. Allora, la prima domanda che ti volevo fare per introdurti nel tema era, non tanto per parlare delle stesse cose, ma perché ne hanno parlato in tanti, volevo sapere anche un po' la tua, cioè del fatto che questa situazione di quarantena un po' abbia forzato e accelerato un po' diciamo, l'utilizzo e l'evoluzione del digital in Italia, che rispetto magari ad altri paesi eravamo un pochino più indietro. Secondo te questo è vero? In che modo è vero? Come la vedi tu questa cosa, questa situazione? Beh, secondo me è verissimo, no? Basta vedere tutte le statistiche di tutte le persone che ne parlano in questo periodo, che dicono: guardate che sono raddoppiate le mie visite, sono raddoppiati i download, sono raddoppiate tutte queste cose qui. Oltre a questo aspetto qua, cioè oltre all'aspetto del fatto che le persone ne parlano, è inevitabilmente così. Cioè, nel senso che internet è un mezzo di comunicazione, come tanti altri mezzi di comunicazione, che prima o poi avrebbe preso piede da sé, e infatti ha preso piede già da prima dell'arrivo del Covid-19, ma successivamente, o meglio, in questo periodo, ciò di cui ci rendiamo conto è dell'esigenza di internet. Che cosa credo? Credo che la gente, utilizzando il web, si renda conto che non è più così tanto, essendo costretta dalla situazione, si renda conto che non è un giocattolo. Perché questo che fa un professionista che magari ha 50 anni, lavora da 30 anni nel suo campo o 20 anni nel suo campo e per caso per anni ha sottovalutato il web. Magari metti un mio collega psicoterapeuta che per anni ha detto: ma io non farò mai consulenza su internet. E poi magari facendo consulenza su internet si è accorto che le emozioni, le sensazioni e gli effetti della terapia sono equiparabili alla terapia dal vivo. Oppure nel caso nostro, in questo momento stiamo facendo una live e io a volte lo dico alle persone: volete imparare a parlare dal vivo? Fate delle live, perché l'emozione di andare live in questo momento è simile a quella dal vivo. Per carità, non è la stessa cosa, ma è molto molto simile. Cioè, se in questo momento io mi scaccolo o dico una cazzata, comunque l'effetto che ho è identico a quello che avrei se fossi dal vivo. Cioè, lo stesso tipo di imbarazzo, lo stesso tipo. Io, tra l'altro, mi rendo conto di questo per proprio le sensazioni fisiologiche che provo durante le live. Sudo, mi emoziono come se fossi un po' dal vivo. E non per fare il fenomeno, però di solitamente quando facciamo dei corsi dal vivo lo facciamo davanti anche a 1.000 persone. E quindi non è che sto parlando di fare una chiacchierata con 20 persone, sto parlando di una emozione equiparabile tra parlare a un pubblico di da 500 a 1.000 persone, o parlare davanti a 22 persone in live in questo momento. E la sensazione è identica. Quindi cosa penso? Io faccio il formatore da anni, magari per anni sono stato contrario al web perché per qualche mio pregiudizio, poi inizio, magari faccio un corso in un'azienda su Zoom e mi rendo conto, uno, che servono le stesse competenze, cioè quindi devo essere preparato anche se sono su Zoom, anche se attorno magari ho i libri, no? Magari c'ho i libri, c'ho gli schemini, eccetera. Comunque io devo essere preparato come se parlassi dal vivo. Certo. Come,
Poi come secondo aspetto, le sensazioni che provo, i feedback che provo sono identici, anzi è molto più difficile distrarsi, mentre dal vivo posso cazzeggiare, posso indicare un oggetto e parlare di quell'oggetto, eccetera. Qui non è che possiamo troppo cazzeggiare, tu mi fai una domanda e io devo cercare di rispondere in un certo modo. Tipo un mesetto fa ho fatto una lezione per una scuola di psicoterapia che è durata da venerdì a domenica sera. Non mi Tipo 8 ricordo. ore al giorno ed ero devastato, cioè ero stanco come se avessi tenuto non una lezione dal vivo, due lezioni dal vivo. Cioè il fatto di non avere il feedback immediato anche da parte dall'altra parte fa sì che tu debba impegnarti un po' di più per tenere sull'attenzione con la voce, le parole, gli esempi e quant'altro. Per cui io credo che chiunque prima fosse scettico nell'utilizzo del web, oggi è stato costretto ad utilizzare il web, necessariamente si è reso conto che non è un giocattolo che porta feedback reali, che porta risultati reali, nel senso che una persona può acquistare il tuo prodotto, acquistare la tua formazione, acquistare la tua consulenza come se fossi in fiera, tra virgolette, come se fossi dal vivo. E quindi sicuramente chi non ci credeva prima ed è stato costretto, adesso ci crede come. Perfetto, perfetto, sono perfettamente d'accordo. Stavo pensando cosa potevo aggiungere, ma veramente sei stato super esaustivo, quindi concordo con te. Appunto, io, cioè, anch'io lavorando con te, l'abbiamo visto anche noi con la nostra applicazione, sicuramente c'è stato un picco importante durante quel periodo. Uno, appunto, perché volendo o non volendo, uno doveva stare a casa, quindi non poteva neanche. Se volesse andare a meditare fuori non poteva neanche farlo, quindi un po' era costretto, ma anche un po' dall'altra parte il tema su cui per piano ci stiamo spostando durante la live è che diciamo queste abilità come la meditazione, che una principe, comunque in generale tutte le abilità che io le chiamo abilità, così magari anche in modo un po' inappropriato, però capiamoci che riguardano la sfera emotiva, psicologica, si stanno prendendo piedi, quindi effettivamente in questo periodo si sono messe un po' insieme queste due cose e ad esempio noi l'abbiamo visto concretamente che c'è stato un forte incremento durante il mese scorso ad esempio della nostra app Clarity che per fortuna insomma è andato bene, quindi abbiamo anche dei dati alla mano per poter dare una risposta su quello che hai detto. Bene, farei un altro passettino più in là, andando a definire quindi, diciamo, cosa cambia tra proprio la relazione tra le persone online e offline. Cioè, da una parte si può dire, ok, forse l'online dà più quantità perché ti permette, come dire, di raggiungere più persone, ma invece forse l'offline dà più qualità perché ti crea una relazione più profonda. Alcuni magari invece dicono che l'online sia solo un potenziamento nell'offline, nel senso che dice, ti dà la possibilità di conoscere più persone tramite questa interazione, però poi magari approfondisci le conoscenze offline. Okay. Come secondo te queste due cose sono, cioè è una quindi il potenziamento dell'altra oppure sono, come dire, una cosa a somma zero per cui se tu vai più sull'offline devi togliere spazio. Scusami, se tu vai più sull'online devi togliere spazio alle relazioni, al coltivare relazioni offline. Questo è un po' questo dualismo. Ok, allora credo che ci siano entrambe un po' queste due parti e in particolare, guarda, secondo me è una domanda molto bella e anche super complessa, volendo, nel senso che possiamo partire da, io parto da un filosofo che mi piace tanto, che si chiama Luciano Floridi, che ha coniato questo termine che si chiama on life, dove lui, tra virgolette, dice, guarda che l'online non esiste più, non esiste più la distinzione tra online e offline, ma esiste il fatto che oggi siamo tutti on life, nel senso che tutti quanti abbiamo questo aspetto qua. E inoltre mi ha fatto ragionare tantissimo scrivere la puntata del mio podcast che uscirà domenica pomeriggio, che parla praticamente un po' di questi aspetti. Dove, tra virgolette, quando ero all'università, io mi ricordo benissimo che in un esame anche molto piccolo, stupido, forse uno degli esami più facili di psicologia, che era sociologia della comunicazione, a un certo punto io trovo un capitolo del libro che si chiama Comunicazione sincrona e asincrona. Che cosa significa? Che
queste paroloni accademici che indicano che esistono due tipi di comunicazione. La comunicazione come quella che stiamo facendo io e te adesso, che in teoria è sincrona, cioè c'è botta e risposta come se fossimo dal vivo, e poi c'è la comunicazione asincrona, le email, i messaggi, ma non solo le email, i messaggi, i libri, i documenti scritti, le cose, i quadri, eccetera. E che quindi c'è sempre stato uno scollamento tra comunicazione asincrona e sincrona. L'online fa questa specie di match, fa un match particolare, dove tu pensi di fare una comunicazione asincrona, ma in realtà può diventare sincrona. Faccio un esempio, mi arriva un messaggio di Giuseppe su WhatsApp e io lo leggo immediatamente, Giuseppe vede che io l'ho letto immediatamente, feedback immediato, come se fossimo dal vivo, e io gli rispondo. Quindi una comunicazione che in teoria è asincrona si trasforma immediatamente in una comunicazione di tipo sincrono. Che questa roba sembra del tutto teorica, ma se ci pensiamo sta proprio qui la differenza, cioè il fatto che per la prima volta abbiamo una condivisione di informazioni asincrone, quindi cose che scriviamo, cose che pensiamo, cose che generiamo, invece sincronicamente, cioè nel fatto che io la pubblico e funziona. Io faccio l'esempio nel QDE di domani, dove praticamente dico questo: quando io ho iniziato a bloggare, io scrivevo un articolo, lo scrivevo, lo inviavo e i primi commenti mi arrivavano, se ero fortunato, a metà giornata. Quindi la gente se lo leggeva con calma e poi il commento mi arrivava a fine giornata, se non due giorni dopo, tre giorni dopo. Oggi faccio un post su Instagram e i commenti mi arrivano dopo due minuti, tre minuti, cioè pum pum pum, immediatamente. Quindi questa cosa qua ci indica che l'inclusione dell'online è talmente forte che ha modificato il nostro modo di fruire tutte le informazioni. Cioè non solo le informazioni digitali che noi mettiamo online, ma anche altri tipi di informazioni. Facciamo un esempio, sto leggendo un libro e a un certo punto mi arriva una parola che non conosco, no? Comunicazione asincrona, che diventa sincrona immediatamente, nel momento in cui io posso prendere Google e cercare quel nome su Google. E uno dice, sì, ma è come avere il dizionario. Non è vero, perché quella voce che io vado a pescare potrebbe essere stata editata un minuto prima che io l'andassi a cercare, mentre nel dizionario resta sempre quella che è, quel tipo di informazione. Non solo, magari andando a cercare quell'informazione trovo altri 10 esperti che ne parlano, magari ne hanno parlato due minuti prima. Tutto questo ci indica che in realtà questa base c'è sempre stata, cioè la base della registrazione delle informazioni è sempre esistita, cioè il libro. E infatti, guarda, se vi ricordate, per voi che state ascoltando, quando è che si dice che finisce la preistoria ed inizia la storia? Nel momento in cui inventiamo la scrittura, nel momento in cui inventiamo un modo per trasmettere delle informazioni alle altre persone. E questa trasmissione di informazioni è quella che ci ha concesso di fare il salto di qualità tra un insieme di piccole popolazioni uniche, isolate, piccole tribù che si facevano la guerra, a New York, alla nostra società moderna. Tutto questo è stato grazie alla condivisione delle informazioni. E infatti io sono sicuro che la velocità tecnologica, la velocità del, diciamo, culturale che stiamo vivendo, in queste, l'accelerazione culturale di questi giorni sia indescrivibile rispetto ai giorni precedenti. Noi saremo nella storia, non solo perché stiamo vivendo questa pandemia del cazzo, perdonatemi e la terminologia, non solo perché stiamo vivendo questo momento brutto, perché abbiamo vissuto l'11 settembre, cose del genere, ma soprattutto perché saremo riconosciuti come quelli che per primi hanno iniziato a utilizzare questi strumenti, hanno iniziato a costruire delle cose attraverso questi strumenti. E questa cosa qui probabilmente non ha precedenti storici, se non con Gutenberg, cioè con l'invenzione della stampa, da quando per la prima volta le persone, invece di spendere, una volta un libro costava tantissimo, quindi invece di spendere tutti i soldi per comprare l'unico libro, che tra l'altro era la Bibbia, quindi figuratevi, insomma, quindi invece di spendere tutti i soldi per comprare la Bibbia, poteva all'improvviso stampare, scrivere. Infatti, ad esempio, la riforma protestante, restando sempre in termini religiosi, diventa possibile grazie al fatto che Lutero può stampare i suoi manifesti e può attaccarli ovunque. Quindi questa sorta di capacità diffusiva dell'informazione non è di internet, ma è super precedente a internet, solo che internet l'ha fatta esplodere all'ennesima potenza. Quindi
credo che sia un super potenziamento che c'è sempre stato, indispensabile. Senza questo potenziamento non si sarebbero create le società moderne. E quindi sono sicuro che questo avvento di internet, che non so se ve lo ricordo, io me lo ricordo. Io mi ricordo che una volta tu scrivi, io ho visto Google nascere. Cioè quando io già andavo in internet prima di Google, e c'era Altavista, c'erano questi motori di ricerca, che tu scrivevi, non so, psicologia, e i primi 5 siti erano siti porno. Cioè, scrivevi psicologia e ti veniva fuori le robe porno. Scrivevi un paio di scarpe e ti veniva fuori dei fucili, perché il web era una giungla. Poi arriva Google, lo sistema, arrivano gli altri, lo sistemano. È un po', tra virgolette, come arrivare in una zona franca, come è successo, non lo so, in America, durante, diciamo così, l'arrivo dei primi colonizzatori americani. Arrivano e non trovano niente, tra virgolette, oddio, non è, trovano le tribù, le sterline, non le lasciamo perdere, ma non trovano quasi nulla, e piano piano questo riscontro. Infatti, cosa c'era prima? Il Far West, ti sparavi, no? Cioè, era una roba di violenza, era una roba di disordinata. E poi piano piano sempre più verso l'aggregazione e l'ordine, ed è quello che sta succedendo nel web. Ecco. Che sì, tipone, esatto. Lunghissimo, ma capite il... No, no, penso che sia super interessante, e mi volevo collegare una cosa, poi magari rispondiamo, mi è arrivata anche una riflessione, adesso dico questa cosa perché si collega, poi magari rispondiamo un attimo a questa riflessione. Cioè, interessante quello che dici, perché io ho fatto cioè, avevo già fatto a tempo fa sul mio profilo Instagram, ma ho ripreso un esperimento che è una cosa molto semplice, no? È quella di quando arriva un nuovo follower, io per fortuna e sfortuna, insomma, non ho dei numeri grandissimi, quindi posso permettere di farlo, ma di mandare un messaggio vocale, diciamo, personalizzato ad ogni persona che entra sul mio profilo e mi segue. Anche se magari un minuto dopo toglie il segui, però quando io vedo la notifica mando un messaggio, e nel farlo magari vado a guardare un attimino di che cosa parla il profilo, così, no? E tutte e due le volte che l'ho fatto questo, diciamo, esperimento, questa pratica, mettiamola così, la gente era super sorpresa, cioè mi diceva: ah, caspita, grazie che mi hai mandato un messaggio. E alla fine, cioè, un po' riflettendoci, ho fatto anche una riflessione sul mio canale Telegram, dove dicevo che sostanzialmente cioè, la gente rimane colpita per una cosa così semplice, che in realtà nel mondo normale, come dire, diamo per scontato, perché se tu conosci un'altra persona, che uno te lo presenta per la prima volta, è normale che tu non è che ti dici ok e giri la testa, no? Dici piacere, le domande di rito, no? Ok, cosa fai? Cioè, è l'interazione normale. Quindi secondo me un po' quello che dici tu è interessante, perché forse non per tutti, ma magari per chi ha un livello di consapevolezza un pochino più basso sull'internet, percepisce che ci sia una differenza tra le due cose, no? Quindi su internet mi posso comportare in un modo, e quindi secondo me anche da lì vengono fuori alcuni fenomeni come l'hating, alcune cose, ma non voglio sfociare in quelle cose lì, perché sennò è un discorso lungo. Però secondo me c'è un po' questa, da chi non ha forse una consapevolezza troppo alta dello strumento, vede come se sì, la relazione offline è la relazione online è una cosa, quindi mi posso comportare in un modo, e invece offline è tutta un'altra cosa. In realtà non dobbiamo mai dimenticarci che anche dietro gli schermi, dietro i commenti, ci sono delle persone, e quindi, diciamo, anche come dici tu, cioè, questo è un potenziamento, però la base della relazione è quella che c'è sempre stata da millenni. Quindi ci sono alcuni, secondo me, piccoli accorgimenti che fanno davvero poi la differenza. Infatti, appunto, ripeto, io me ne sono accorto perché tutti mi scrivevano, cioè quasi tutti, e quelli che mi rispondevano erano strasorpresi, come per dire: mamma mia, cosa è successo? Cosa stai facendo? La prima persona che lo fa. In realtà mi stavo presentando come si farebbe normalmente nella vita reale. Chiaro che se uno magari ha 50.000 follower, 30.000 follower, magari non può stare, se no dovrebbe stare lì tutto il giorno a farlo. Però finché mi è possibile, per me, perché mi è possibile, lo sto facendo, e vedo comunque una cosa positiva. Quindi si collegava un pochino al potenziamento che dicevi tu. Guarda, intanto ti aggiungo una robetta, tipo che a me viene in mente, che mi viene in mente un po' il mare. Quando io sono nato sul mare, in Liguria,
E quando ero piccolo, al mare facevi tutto quello che volevi, cioè, ma tutto. Cioè, da piccolo, quando io ero ragazzino, con i miei amici, a 15 anni, volendo prendevi e andavi a fare una grigliata, ok? Facevi la grigliata senza dire niente a nessuno, prendevi un pedalò di notte e ti lanciavi nel mare, facevi il bagno di notte, organizzavi una festa da un momento all'altro, facevi tutto quello che volevi sulla spiaggia, compreso tutto quello che state immaginando. Quindi, e poi piano piano sono arrivate delle leggi. Attenzione, no, non tutte queste leggi erano corrette, cioè era carino poter andare in spiaggia anche di sera, poi a un certo punto hanno un po' esagerato, però è successo proprio questo, cioè che ci siamo accorti che tutti sanno che il mare è conosciuto ancora oggi come una specie di zona franca, no? Ma non è vero. Cioè, non è completamente vero. Non mi credi? Fai così, prendi una barchetta, vai al largo del mare, comprati un fucile, inizia a sparare in aria e conta dopo quanto tempo arrivano ad arrestarti. Poco, te lo posso assicurare. Ti posso assicurare che è chiaro che se vai, hai capito, nella zona, nelle acque, eccetera, non succede niente, ma anche lì dipende quanto tempo. Ancora oggi il mare è selvaggio, tra virgolette, ma non puoi fare quello che vuoi. Perché? Perché ci sono delle regole di convivenza. Per quanto io possa avere una mente, come potremmo dire, rivoluzionaria, anarchica, che adoro nella mia mente sentirmi in questo modo, in realtà per vivere, collaborare, stare bene insieme dobbiamo creare delle aggregazioni. Queste aggregazioni devono avere delle regole, delle piccole leggi, e il web sta facendo la stessa cosa. Io dico sempre, il web è una piazza. Se tu, come succede ogni tanto, che arriva l'hater e mi scrive delle cose negative, facciamo un esempio non dell'hater classico che magari mi scrive sei un coglione, una roba del genere, ma di un hater quasi ragionato che mi scrive sei un truffatore, ho visto quello che fai, eccetera. Lui non lo sa che farlo ad un libero professionista che ha un titolo è passibile di denuncia, querela, denuncia e querela, che attenzione, se nessuno di voi è mai stato denunciato, sappia che per un gioco del genere ti può costare 30.000 euro in tribunale. Se ti succede una volta, fidati che il web lo vedi come vero, verissimo, cioè che è esattamente come andare per strada, andare davanti a un medico e dirgli sei un coglione truffatore, che attenzione, non significa che non si possa fare, tu puoi andare dal tuo medico e dirgli sei un coglione truffatore, ok? Però non devi farlo davanti a tutti, cioè perché quella persona lì è una persona pubblica e tu stai ledendo la sua immagine. E se lo fai davanti a tutti, quello che tu stai facendo è esattamente la stessa identica cosa che accadrebbe dal vivo. Ora, al di là dei titoli, eccetera, vale anche per una persona che non ha alcun titolo. Cioè, quindi tu sei lì che sul tuo Facebook e scrivi, non lo so, mi piace tanto questo libro, e uno ti scrive, ma sei un razza di imbecille e non capisci niente, tu potenzialmente, in base a tutti i commenti che arrivano, alle persone che raggiungi, puoi andare dal tuo avvocato e dirgli: guarda, questa persona ha leso la mia immagine e fargli un culo così, tra virgolette. Ora, non è il caso di andare a fare questa roba qui, però è esattamente la stessa identica cosa. E infatti l'abbiamo visto, ci sono politici che portano in tribunale le persone e ci sono persone che, grazie a Dio, portano in tribunale politici. Però, detto questo, è un mondo verissimo, che però è iniziato come se fosse il Far West, il mare, l'oceano, e piano Certo. piano si sta regolamentando. No. Certo. Giustissimo. Allora, volevo riprendere qualche commento che intanto è arrivato, andando un pochino indietro, è arrivata anche una domanda e io ne avevo raccolte anche alcune, quindi cerchiamo un pochino di spargerle. Quelle che ho raccolto cerco di contestualizzarle nelle domande che ti faccio, così uniamo un po' tutto, che non sembra, ma un'ora passa in fretta. Allora, il commento di Sechans dice: per quanto riguarda le sedute online, la difficoltà che hanno riscontrato molti terapeuti è imporsi sul paziente, cioè che il paziente non si debba prendere delle libertà che di solito in studio non fa. E poi va avanti, dice: esempio, può essere fumare, prepararsi a mangiare, non so se mi sono espressa bene. Voi cosa ne pensate? Che hai perfettamente ragione, ma questa cosa qua capita anche in studio, cioè questa si chiama capacità della formulazione del contratto terapeutico. Cioè il terapeuta il contratto non lo fa una volta, lo fa di continuo. Cosa vuol dire? Che tu entri nel mio studio, mettiamo, e ti togli le scarpe. E io ti dico, puoi rimetterti le scarpe per piacere? Ok? E ti rimetto a posto, tra virgolette. Quindi queste libertà se le prendono anche in studio. È ovvio che online è più facile che accada questo e tu devi ogni volta
riformulare il contratto. Chi mi conosce lo sa, ciao papà intanto, chi mi conosce lo sa che io sono così ovunque. Cioè, nel senso che se tu mi rompi le scatole su Instagram, io ti blocco. Cioè, non è che ci metto 2 secondi. Perché? Perché altrimenti si rischia proprio questo evento qua. Oppure faccio un altro esempio molto classico nel caso di persone, potremmo chiamare esperte in una qualche materia, che è capito che io magari dico, parlo del principio di individuazione di Jung, e una persona che non ne capisce nulla, non è che mi fa una domanda, ma mi fa una sua osservazione che non c'entra niente e pretende che io inizi a discutere con lui. Ma io gli dico, guarda che se te non conosci questo, è inutile che andiamo a discutere, perché prima dovrei spiegarti che cosa significa principio di individuazione e dopo possiamo iniziare a discuterne. Quindi cosa faccio? Anche lì lo rimetto sui suoi ranghi, nel senso che gli dico, guarda che se continui così ti blocco. Oppure lo blocco direttamente, poi arrivano al nostro customer service, alla povera Alice, che mi deve scrivere, Jenna, ma hai bloccato un'altra persona che ci sta scrivendo? Ti confermo che ogni tanto arrivano. E poi è bello perché le persone più intelligenti capiscono e mi scrivono, guarda, ho capito che ho sbagliato, tra virgolette, proverò a essere più, ok, proverò a cercare di capire meglio la cosa, perché non siamo all'asilo e non siamo neanche, il mio profilo non è neanche un consultorio, è un gruppo di persone omogenee, che anche eterogenee, che sono curiose della psicologia e che quindi cercano di imparare qualcosa di psicologia. E quindi non è tipo, io penso di sapere questa cosa. No, se tu pensi di sapere, vai da un'altra parte. Se vuoi discuterne, ne discutiamo, ma non perché... cerchiamo di discutere allo stesso livello intellettuale. Poi, che non significa che se tu non sei niente. Se tu non sei niente, mi dici, puoi spiegarmi il principio di individuazione? Oppure mi dici, sai che l'ho letto online? Sai che sono andato a cercarmelo, l'ho letto, e secondo me non significa quello che hai detto tu, significa questo. Allora possiamo parlarne. Altrimenti non ne possiamo parlare. Tornando alla terapia online, succede la stessa identica cosa. Dottore, posso fare le pulizie mentre facciamo la seduta? No, perché devi stare particolarmente attento a quello che diciamo. Altrimenti non facciamo la seduta. Hai capito? Altrimenti interrompiamo qui. No, ma io vorrei fare le pulizie. E le fai in un altro momento. E io le voglio fare. Allora facciamo così. Pagami la fattura e ciao, arrivederci, grazie. Capite? Cioè, in questo modo qui tu devi mettere al proprio posto le persone, soprattutto i miei colleghi, soprattutto i miei colleghi giovani, tipo Elisa, che se la sta ridendo in questo momento, devono tenere a mente questa cosa qui tantissimo. Non perché dobbiamo essere cattivi, dobbiamo essere duri, eccetera, ma perché la gente, come ha indicato la persona che ha fatto il commento, tende realmente ad espandersi tantissimo, tende realmente a... Capito? Una persona che, se io rispondo ad una persona su Instagram che mi fa un messaggio di 97 righe, il prossimo messaggio è di 197 righe e non va bene, capite? Cioè, a meno che il mio lavoro non sia rispondere ai messaggi delle persone, ma non funziona così. Quindi se una persona arriva e si presenta, come una volta mi è capitato di fare consulenza ad un ragazzo che si è presentato, tra l'altro tu lo conosci, non facciamo finta di niente, sdraiato su un letto, così mi fa bene. Allora, tu sei Gennaro, piacere, io sono il grande uomo del grande potenze. Allora facciamo questa consulenza. Io lo guardo, gli faccio, vedi di tirarti su. Così gli ho detto, vedi di tirarti su. E perché? Perché ti devi tirare su. E perché? Allora, la consulenza. Chi è l'esperto di consulenze psicologiche? Tu o io? Tu, allora ti tiri su se vuoi parlare con me, altrimenti fermiamo immediatamente la conversazione. E come? Certo, perché voi dovete comunque ricordare alla persona che è in un setting terapeutico. E per essere in un setting terapeutico dovete voi, tirami su, ci sta. Dovete voi imporre, tra virgolette, il vostro setting, altrimenti l'altra persona ve lo sconquassa ogni volta che vuole. E questo è in piccolo, e poi c'è quello in grande, capito? Che tu gli dai, capito? È così, ci vogliono delle regole per fare queste robe qua, altrimenti siamo di nuovo nel Far West, no? Nel Far West non va bene. Certo. Perfetto. Anzi, volevo dire che anch'io
a chi mi segue, mi è successo anche a me, che non so, forse Jenna non se lo ricordava, ma io lo dissi poi dopo quando sono entrato nel team, che una volta gli feci una domanda particolarmente lunga, no? E lui gli disse, guarda, mi servirebbe una consulenza per risponderti, quindi sappi che sono due cose diverse. Io, però giustamente dopo capisci anche il senso, effettivamente, perché avrei potuto fare la stessa domanda in modo generico, che sarebbe stato utile a tutti, è la risposta. Invece nel mio caso, ma come mi accorgo che fanno anche molti, poi lavorando con te, quindi stando un po' dietro, arrivano anche a me, ovvio che se uno va come dire, a parlare del suo caso specifico in un canale tuo pubblico, dove tu stai facendo una discussione che deve essere utile a tutti, allora io vengo lì e ti chiedo una cosa specifica per me, allora non ci siamo, nel senso che sennò dovrei dedicarmi singolarmente a ognuno, che ovviamente è infattibile. Ma anche perché non potrei, perché dovrei conoscerti, capito? Cioè dovrei conoscerti per risponderti, altrimenti non... Infatti mi hai detto proprio così, mi hai risposto una cosa del genere. Anche se non era una cosa proprio su di me. Allora, poi Dave mi chiedeva su, diciamo, se è stato un momento in cui hai deciso di passare anche all'online. Dave, ne abbiamo parlato, è stata la prima domanda, quindi torna indietro, guarda l'inizio della live che ha risposto proprio a questa cosa. E io adesso, allora, c'ho una domanda qui in canna, però passerei un attimino avanti con le nostre, poi ci fermiamo a rispondere, così facciamo un po' di qua e di là. Allora, stiamo parlando, ritorniamo diciamo, di nuovo alla tecnologia, si parla insomma in questi anni, ma siamo proprio all'inizio, è la fase embrionale delle intelligenze artificiali, diciamo andranno, non, come dire, chissà, non sappiamo ancora se in un futuro prossimo, quindi tra 5-10 anni o magari tra 50-70, però comunque andranno a sostituire l'uomo in alcune delle sue, come dire, mansioni, funzioni e capacità intellettuali, dove prima, diciamo, le macchine industriali hanno sostituito i muscoli, la forza, adesso sembra che l'intelligenza artificiale stia sostituendo le, diciamo, capacità cognitive, mettiamola così, quindi anche i mestieri che facevamo, diciamo, prima. Ecco, in questo però si parla anche del fatto che queste intelligenze saranno capaci anche di, non solo di, che ne so, organizzare l'agenda degli appuntamenti, tutte queste cose qui, ma anche proprio a livello psicologico emotivo, cioè di comprendere quali sono magari le emozioni di una persona, lo stato psicologico di una persona, non so, dei valori biometrici, eccetera, e quindi dare delle risposte specifiche, quindi entrare anche in una sfera che sarà psicologica, emotiva, e quindi magari riuscire, ad esempio, uno di questi esempi è riuscire a capire qual è la tua musica preferita, se una canzone ti ispira, non so, una certa sensazione, e quindi ti piace o non ti piace, eccetera. Quindi in tutto questo scenario, secondo te, quali sono, se ci sono, delle, come dire, dei campi in cui l'uomo rimarrà ancora insostituibile, almeno magari per un bel po', e in tutto questo come giocano quindi le abilità psicologiche, chiamiamolo sempre così tra virgolette, in tutto questo scenario? Allora, io intanto anche questa è una super domanda gigantesca, anche questa. Allora, io credo che ci siano tanti piani. Innanzitutto, uno dei primi problemi che hanno tutti gli ingegneri che stanno creando le realtà, le intelligenze artificiali, e uno dei problemi che hanno scoperto più difficile è proprio questo, è fare quello che facciamo noi, cioè creare una mentalizzazione della mente dell'altro. Che significa? A me non basta capire, non so, dal tuo dito sul volto che sei interessato all'argomento o dal fatto che annuisci che sei interessato all'argomento. Io lo riesco a fare perché ti conosco. Io conosco Giuseppe e quindi conosco anche gli esseri umani, tra virgolette, quindi riesco a mentalizzare, cioè a tenere a mente la mente di Giuseppe mentre dico queste cose. Sembra una banalità, ma le macchine non ci riescono. Le macchine vedono questa cosa qui, fanno una cosa statistica e poi danno un output. Quindi, per quanto riguarda le abilità emotive delle macchine, ci dovrà sempre essere un essere umano per ora a decifrarle, perché per adesso le macchine ciò che stanno facendo non è dimostrare intelligenza, diciamo così, ma è dimostrare enorme potenza di apprendimento e di calcolo. Questo significa che nel futuro il medico, come dico spesso, il medico nel futuro sarà un ingegnere
che conoscerà perfettamente la macchina umana, ma dovrà conoscere ancora meglio l'aspetto emotivo, perché come ingegnere lui non toccherà quasi più il corpo umano, sarà una macchina che è molto più brava di noi ad aprire la testa, mettere a posto, aprire, eccetera. Quindi io mi farò operare molto, molto più volentieri da una macchina che non da un essere umano. Perché? Perché l'emozione nell'essere umano è sia un vantaggio pazzesco e sia uno svantaggio pazzesco. Io cosa ne so che il giorno prima il mio chirurgo non gli è morto il gatto e quel giorno lì affonda un po' di più la lama? Capite? Questo è, anche se è il chirurgo più bravo del mondo, l'aspetto emotivo, l'aspetto aleatorio della sua emozione potrebbe rendere peggiore il suo lavoro. Viceversa, una macchina non ha questo problema. La macchina, essendo non è emotiva e quindi agisce sempre nello stesso modo, ma deve avere dietro l'aspetto emotivo, perché tu non ti faresti mai operare da una macchina. Faccio un esempio realistico attuale. Io ho un carissimo amico, che fa il pilota d'aerei. Ciao Mattia. Il mio amico guida gli aerei, lui da anni mi racconta che gli aerei si guidano pressoché da soli. Cioè che c'è tutto un insieme di intelligenze della Madonna, di computer, eccetera, che consentono all'aereo potenzialmente di volare da solo. Cioè se i piloti morissero, l'aereo potrebbe riatterrare senza bisogno dei piloti. Però i piloti ci sono e resteranno per sempre, mi raccontava lui. Perché? Perché se tu non ci vai in aereo sapendo che l'aereo vola da solo, capito? Cioè, c'è sempre l'aspetto emotivo dietro. Tu hai bisogno di sapere che dall'altra parte c'è un essere umano, perché con un po' di fantasia potresti pensare a un hacker che giochicchiando ti butta giù l'aereo, hai capito? E quindi c'è sempre bisogno che ci sia un operatore reale. Quindi, detto questo, sicuramente implementeremo dei sistemi che ci aiutano a comprendere dall'esterno anche aspetti psicologici molto sottili, però non arriveremo mai a quella cosa lì. Questa è un po' l'illusione di chi magari si studia, come ho fatto io nel passato, si studia, va a fare i corsi per imparare il FACS di Ekman, cioè il Facial Encoding System, cioè quelle cose alla Light to Me. Esatto, dove cerchi di capire le cose, ma non è vero. Vi faccio un esempio. Se tu vedi una persona che fa così, questo è tristezza, no? Vedete il sopracciglio che fa così, no? Labbro che va in giù, eccetera. Io potrei essere triste, non perché magari, ma adesso magari Giuseppe mi dà una notizia, io faccio così, ma magari potrei essere triste perché è successo qualcos'altro, per un ricordo che mi è arrivato, perché mi sono fatto male ad una gamba e voi non lo vedete. Cioè, i motivi per cui io mostro quelle emozioni non sono quelle che tu puoi immaginare per forza. Ed è per questo che non siamo ancora arrivati. Sapete che il sistema dei fax di Light to Me, cioè di Ekman, è stato implementato anche negli aeroporti negli anni precedenti. È stato un flop della Madonna. Cioè, non ha funzionato. Perché tu non puoi capire se una persona sta portando una bomba perché è tesa. Perché quella lì magari è tesa perché ha paura dell'aereo. È tesa perché sta andando a incontrare l'amore della sua vita. È tesa perché gli sta sulle palle dover passare dentro un metal detector e doversi spogliare. Cioè, è tesa per altri mille motivi. E immaginare che la macchina sia in grado di capire è molto pericoloso. Perché le macchine sono intelligenti nel senso computazionale, cognitivo, ma sono stupide perché hanno solo delle, come potremmo dire, le loro risposte sono rigide, mentre un essere umano riesce a capire che se tu vai lì e gli dici guarda in realtà mi sto cagando addosso perché non ho mai preso l'aereo, ok, capisco, ok, non è che dico ah sì la macchina ci sta dicendo che lei sta mentendo, mettetelo in galera, ma non cazzo. Quindi non ci arriveremo mai. Probabilmente non arriverò mai a quello, però sicuramente ci aiuterà tantissimo. Un esempio che io faccio tantissimo, grande Gianluigi, ciao Gianluigi. Grande Gianluigi. Una cosa che sicuramente succederà in un futuro, ma anche molto breve, tra l'altro ne stavo raccontando con Gianluigi l'altro giorno, parlando di band che misurano l'attività cerebrale. Nel futuro io avrò un cavalletto del genere accanto in studio, cioè sono in studio, avrò il cavalletto, dentro ci sarà, non lo so, una webcam che inquadra il mio paziente e sarà molto più brava di me. E quando io arriverò a casa, la webcam mi dirà guarda che al minuto 15 il tuo paziente si è emozionato, perché ho visto varie forme, eccetera, proprio mentre parlava della mamma. Prova ad indagare questo aspetto. Questo è un aiuto, è un indizio che mi dà la macchina e non è invece un come sostituirsi a me.
Questo accadrà in tutti i campi. Quindi sicuramente la tecnologia andrà utilizzata, perché se io non ho quella macchina lì, gli altri miei colleghi terapeuti saranno molto più bravi di me, perché è inutile, quella macchina lì è più brava di me ad indagare parole, significati, matchare espressioni non verbali con la narrazione che sta avvenendo in quel momento, è molto più brava di me, però io, poi serve una soggettività umana per riuscire ad applicare queste cose. E questa soggettività umana sarà sempre indispensabile, grazie a Dio, perché ricordiamoci che la macchina funziona grazie alle cose che ci mettiamo noi dentro, non è che funziona perché l'algoritmo lo fa un essere umano. Tutta questa roba qua è importantissima. Grande Leandro, ciao Leandro Barsotti, anche un altro personaggio mitico. Qua abbiamo, ragazzi, una chat di VIP oggi. Sì, no, quello che stai dicendo è super interessante, anche perché qualche giorno fa nelle storie ho proprio parlato di quello che si chiama il dilemma del carrello, nel senso il fatto traslato, ovviamente l'avevo letto sul libro di Erari, traslato, diciamo, nella modernità, lì si chiamava carrello perché parlavano, diciamo, di un vagone ferroviario, ma traslato nella modernità, cioè quando, diciamo, le intelligenze artificiali delle automobili ci permetteranno di guidarsi da sole alle auto, e magari essendo anche interfacciate con un algoritmo, di essere interfacciate tra di loro le automobili, quindi ridurre il rischio di incidenti, perché appunto si capisce, no? Sanno tra di loro, passo io, passi tu, eccetera. Però dall'altra parte, in situazioni molto particolari, come ad esempio, che ne so, l'auto sta andando e un bambino all'improvviso attraversa la strada, ovviamente questa la macchina non lo può prevedere, la macchina deve scegliere cosa fare, cioè, nel senso, io dicevo, quindi magari sterza nella carreggiata opposta per salvarlo, però magari sta venendo incontro un camion e ci vado contro, quindi lì ci dovrà essere qualcuno che decide come programmare la macchina, cioè la deve programmare per dire: salvo il bambino e sacrifico il conducente, o il contrario. E quindi la cosa, diciamo, simpatica, che nel sondaggio, che vabbè non è che aveva valenza statistica quello che ho fatto, però giusto per fare il giochino, tanta gente rispondeva sì, no, è giusto che la macchina sia programmata per salvare i bambini. Poi la domanda dopo era: tu compreresti una macchina che nel suo codice è scritto che è una situazione di pericolo, è stata programmata per sacrificare te stesso? E tutti ovviamente dicevano: no, io la comprerei. E quindi anche giustamente, come dicevi tu, è importante innanzitutto chi programma, perché poi c'è qualcuno che li scrive questi algoritmi, quindi c'è un input umano poi all'interno dell'algoritmo. Poi se questo in futuro sarà talmente in grado di autoapprendere, evolversi in modo che, come dire, si stacchi da quello che è l'input iniziale umano, quello ancora non lo possiamo sapere, però all'inizio giustamente ci sarà una componente umana nell'input. Dall'altra Ci sarà parte, però. sempre, Esatto. cioè, scusa, ci sarà sempre, cioè inevitabilmente, perché di nuovo o lo decide, lo sta, cioè nessuno potrebbe far decidere un aspetto così etico, così importante ad un algoritmo, perché è ovvio che è il bambino che bisogna salvare, cioè è ovvio che per la continuazione della specie devi salvare l'essere umano più debole che potrebbe continuare la specie. Però, come tu dici giustamente, se tu la compreresti la macchina, cioè se la macchina arrivi e ti dice: guarda, ti tolgo 10.000 euro se decidiamo noi cosa fa la macchina in caso di pericolo. Oppure ci metti 10.000 euro in più, ma sei tu che decidi. Sei tu che decidi cosa fa la macchina, se sei di fronte a un bambino o di fronte a cosa. Io quasi quasi 10K in più ce li metto per evitare che la macchina. Anche perché qual è il dubbio? Il dubbio è: e se la macchina sbaglia? Cioè, e se per caso un bambino di mer, scusate la termine, se per caso un bambino del cazzo mi attraversa la strada, la macchina interpreta male e si butta giù dalla scogliera? No, Certo, cioè, davvero, eh? sì, no, Davvero, perché. sono temi sicuramente importantissimi. E l'altra cosa che però dicevi tu sul fatto che però tu facevi l'esempio nel tuo studio, però non si potrà fare a meno di non usare questo supporto tecnologico, perché se io non lo uso sono in svantaggio. Come dire, la domanda che avevo messo io dopo è: secondo voi allora come bisogna interagire? Molti dicevano: ma allora non dovremmo affidarci alla tecnologia perché è un bel casino. Però nel momento in cui tu sai che però una tecnologia di questo tipo permette di salvare milioni di vite, perché l'uomo comunque, ci sono, non so, forse nell'ultimo anno 800.000 o un milione di vittime di incidenti stradali per
autisti ubriachi, autisti distratti, eccetera, eccetera. Cioè, è ovvio che tu sai, se solo, sai, cioè non è che l'algoritmo debba essere perfetto, ma se solo riesci a salvare il 50, anche se in realtà si stima molto di più, però per dire un numero a caso, solo il 50% sono centinaia di migliaia di vite salvate. Quindi, secondo me, non è così semplice, come dire, chiudere l'argomento dicendo, vabbè, quindi non, alcune cose, su alcune cose la tecnologia non ci deve arrivare perché è meglio così. Insomma, quando la posta in gioco è così ampia, non è così semplice. Capisco che ovviamente ci sia scetticismo, magari anche paura in alcuni casi di dire, caspita, io magari salgo su un'auto che è guidata da un programma e se sbaglia, come dici tu, se si butta giù da una scogliera, quindi sicuramente un tema è importante e va affrontato, però la soluzione appunto non è quella di dire quindi eliminiamo tutto, torniamo indietro, non è proprio quello. Guarda, Quindi... se esistesse una soluzione, che non esiste ovviamente a questo dilemma molto complicato, io direi che la soluzione ha a che fare con l'improvement, non solo con l'aumentare e migliorare non solo le macchine, ma gli esseri umani. In che senso? Nel senso che questo discorso vale per un principio di responsabilità. Noi esseri umani vorremmo la botte piena e la moglie ubriaca. Cioè io vorrei poter avere la macchina che guida da sola senza che io faccia un cazzo, cioè che quindi super mega deresponsabilizzato, poter fare quello che voglio, bere, cazzeggiare quanto voglio dentro la mia macchina, però allo stesso tempo questo mi toglie completamente responsabilità, cioè abilità a rispondere agli eventi della vita. E questo potrebbe, tra virgolette, farci arrivare in un mondo distopico come quello di Wall-E, come quello di Wall-E della Pixar, no? Dove, non so se ve lo ricordate, quel cartone animato dove ci sono i robot, dove gli esseri umani sono dei ciccioni giganteschi, ok? Delle ciccioni giganteschi che dormono sempre su dei tappeti volanti e hanno a disposizione dei robottini. E tra l'altro io vorrei sottolineare che questo sogno di avere dei robot che al nostro servizio non è di Wall-E, ma ci sono addirittura degli scritti dell'Iliade, cioè oppure omerici, dove gli dèi hanno come schiavi delle specie di automi, cioè il sogno di avere, diciamo, il sogno di non dover fare più niente non è di oggi, è un sogno che c'è da 3.000 anni e oggi che però è così vicino, iniziamo a porci delle domande intelligenti, come ad esempio, non è che diventiamo tutti degli imbecilli se a un certo punto le macchine pensano per noi, così come la mia generazione e la tua generazione rispetto alle generazioni dei miei genitori non sanno contare, non sappiamo contare, cioè non sappiamo fare i calcoli complessivamente perché abbiamo tutti usato la calcolatrice, però abbiamo avuto il tempo di fare altro. Cioè, con questo è una dinamica molto sottile questa qua. Quindi, secondo me, se proprio esiste una cosa, ci dovrebbe essere una scuola di responsabilità per vedere, ad esempio, che se scrivi un messaggio negativo su una bacheca di qualcuno, quella è responsabilità. Quindi, oppure il fatto di avere la telecamera è responsabilità, perché se io ho la telecamera che guarda il mio paziente, la telecamera può dirmi: guarda che sei un pessimo terapeuta. Cioè, a fine giornata mi dice: ti do 2 di voto. Ma come? E allora cosa faccio? Distruggo la telecamera perché penso: no, devo imparare dalla telecamera. Cioè, quindi diventerà, ecco, questo è bellissimo. Guardatevi il documentario di Netflix sull'intelligenza artificiale e su come il campione del mondo di Go è stato distrutto da una macchina. È bellissimo quello lì, perché ti fa vedere come in realtà l'interazione tra questo campione, che ve lo spoilero, ma non vi rovino niente, guardatelo. Questo campione era strasicuro di vincere Go in Corea, e co cioè questo qua era più famoso di Totti. Totti, scansati da quanto guadagnava, da quanto. Tutta una vita dedicata a Go, una specie di genio di questo Go, che è una cosa molto più complessa degli scacchi. Quando gli hanno detto: guarda che c'è una macchina che dice che ti batterà AlphaGo, una macchina di Google, lui ha detto: ma io vinco a mani basse. E invece ha perso di brutto ed è andato in depressione quando ha Per un perso. Poi po'. fa vedere che in realtà lui ha detto: io ho capito molto più profondamente il gioco del Go giocando con la macchina. Giocando con la macchina, sì. Cioè, in realtà queste macchine aumenteranno la nostra comprensione del mondo, non la limiteranno. Cioè, quindi sicuramente questa cosa qua aumenterà la nostra capacità di fare le cose, non diventerà invece un limite. E quindi io sono positivo. Come si chiama Berta? Non me lo ricordo, ma se cerchi intelligenza artificiale Netflix lo trovi. Sicuramente viene fuori, neanche io mi ricordo il nome preciso perché l'ho visto anch'io, però non so se si chiama addirittura forse
magari non intelligenza artificiale, però secondo me se lo metti nella ricerca ti viene fuori, quasi sicuramente. Allora, abbiamo pochi minuti, in realtà c'erano due domande indietro che però secondo me abbiamo già risposto, perché una mi chiedeva, adesso le metto un attimo a schermo, però mi chiedeva se nel settore educativo ci sarà spazio per l'insegnamento in futuro, faceva l'esempio del diritto, però credo che un pochino abbiamo risposto quando abbiamo parlato appunto di come in realtà poi certe professioni poi in realtà rimarranno magari potenziate dalle macchine. Anche in questo caso io penso che anche nell'insegnamento, come adesso magari ci possano essere un nuovo paradigma di insegnamento dove magari non c'è il professore, gli alunni, ma c'è un apprendimento diciamo più a livello diciamo di rete, quindi io apprendo da diversi posti, però non è che si sostituirà magari in toto, però non so se tu vuoi aggiungere qualcosa a riguardo, ma... No, sono completamente d'accordo, anzi aumenterà il lavoro. Ragazzi, io ho la mia previsione è contraria a quella che dicono tutti, non è mia. La mia previsione è presa dagli studi di Luciano Floridi. Andatevi a vedere, dopo la nostra live, andate su YouTube, scrivete Luciano Floridi, vedrete che è un super mega professore di filosofia e vedrete che lui vi dice una roba particolare, lui dice il lavoro non finisce mai. Cosa vuol dire? Che se mi metto a mettere a posto la stanza, io posso metterla a posto per 7 ore o per 2 minuti. Cioè, nel senso che in realtà il lavoro non si è mai esaurito, il mondo intorno a noi è pieno di opportunità. Il fatto che arrivino queste macchine aumenterà il mondo del lavoro. Non sarà il lavoro di prima, è chiaro. Se uno era bravo con la calligrafia, quello non lavora più, cioè, tra virgolette. Certo, sì. Però è chiaro che un professore sicuramente diventerà un iperprofessore. Aumentano i livelli di complessità. Brava, Ale. Esatto. Assolutamente. Aumentano i livelli di complessità. Allora, poi un'ultima domanda, ma in realtà è di un minuto, e dice le skill sono una specie di intelligenza emotiva sociale, se ti riferisci a quando io ho parlato prima di skill psicologiche, esatto, intendevo diciamo cose come l'intelligenza emotiva, come dire, la capacità di relazionarsi con gli altri, quindi esattamente quello. Ok, io penso che non mi sono ancora arrivati il countdown dei 2 minuti finali, ma penso che mi arriverà a momenti. In realtà io penso che io e te potremmo parlare per altre 6 ore di queste cose, però diciamo il grosso l'abbiamo detto, secondo me è stato super mega interessante, anche perché secondo me hai dato degli spunti. Ho visto un'altra notifica di un'altra domanda. L'esperienza del Covid quando influenzerà l'economia secondo voi? Oh mamma mia, questa è un po' è anche un'idea di lavori futuri, sono domande un po' difficili da rispondere in 2 minuti, quindi le teniamo lì, magari potrai farcele, non so, in privato, che non è un problema, o nelle passeggiate di gennaio, però adesso non c'è più tempo. Comunque stavo dicendo che appunto hai dato anche secondo me dei punti di vista interessanti e particolari. Quindi a me sono stati utili, ma penso anche le persone qui che ci seguivano, che ci hanno ascoltato. Quindi, innanzitutto, vabbè, ringraziamo tutti quelli che ci sono stati. Siamo stati anche quasi in 40 per diverso tempo, quindi grazie mille a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a te, Jenna, di essere stato qui con noi. E ovviamente, dicevo, se per caso ovviamente qualcuno i nostri canali a livello di progetto, li abbiamo già detti di qua, ma li dico di nuovo, li abbiamo già detti volta scorsa, li ridico, sono il gruppo Facebook Clarity Meditazione Scientifica, poi ci sono i canali social di Clarity, che sono clarityapp.it su Instagram e Clarity, la pagina Facebook. Questi sono i canali un po' diciamo di brand, dove ovviamente c'è presente anche Gennaro, e poi invece lui ha i suoi canali personali dove potete contattarlo, e quindi magari Genna, 2 parole veloci, 1:30, dove ti trovi? Sì, psinel.com è il mio canale, attenzione che mi sta scaricando cellulare, è il mio canale di Instagram, c'ho una cosa di Telegram, ultimamente sto facendo Twitch, è fighissimo, ragazzi, se avete Twitch, grazie anche a Gianluigi Ballarani che sono finito sul suo Creator Talks e con molto piacere mi sono divertito. Quindi ragazzi, se volete seguirmi anche su Twitch, io mi sto divertendo un mondo a fare questa roba qua. E che dire, l'abilità del futuro, la meta-abilità del futuro è la presenza, la capacità di restare nel presente che la tecnologia ci porta via. Per cui scaricate la nostra Clarity, la nostra app di Clarity. Ecco. Figata, figata e super super interessante. Effettivamente
per chiudere, è stata una bellissima frase, inoltre è proprio quello lì, cioè siamo sempre più sconnessi dal nostro corpo, ma connessi nel cyberspazio digitale, e ritornare invece a connetterci un pochino di più, non vuol dire denigrare l'altro, però tornare comunque anche in parallelo, connetterci con il nostro corpo è una figata. Quindi per chi è interessato alla meditazione, credo che seguire Gennaro è la cosa migliore che potete fare, scaricate anche l'app di Clarity. E niente, poi insomma ci ringraziamo ancora tutti e ci vediamo insomma sui canali che ha detto Gennaro, sui canali di gruppo, anche sul mio profilo. Grazie mille Genna per il tuo tempo, grazie a tutti, mancano 5 secondi quindi ci salutiamo qui. Ciao a tutti, Ciao a tutti, ciao ciao, ciao. ciao.